La riforma è in mezzo alla gente, in mezzo al popolo, in mezzo ai laici, chiamiamoli così, sì, no? Che sono la stragrande maggioranza dei cristiani, insomma, no? Ce ne sono moltissimi di movimenti in questi secoli di riforma. Non si può escludere, per esempio, anche il movimento della crociata. La prima crociata è un frutto di questa riforma, eh? Motivo è religioso. È impossibile capire la crociata, la prima crociata e anche qualcun'altra, senza rendersi conto del motivo che ispira e che muove le persone a liberare i luoghi santi in questo contesto di risveglio della vita evangelica, sì, della vita apostolica. Così il movimento della Pataria, sto nominando qualcuno dei movimenti più importanti, emergenti, no? Pataria, che è la Pataria, un movimento religioso, di gente, anche se è guidato da un diacono, da un prete, ma la stragrande maggioranza sono laici, che vengono da, tutte le, da, tu, da tutti i ceti della gente, e che si propongono di controllare i pastori, sì, controllare i preti, il clero, controllarlo, perché? Perché se non è in linea con la riforma evangelica e bisogna fargli fuori, togliergli la possibilità di dirigere. E intervengono con forza, controllano, E a volte suscitano anche un po' di paura. Perché usano anche le armi, arrivano a usare anche le armi contro, eh? Eh sì, eh? Quindi non solo denunciano i simoniaci che continuano a esistere, i nicolaiti, di cui sappiamo di che si tratta, insomma, no? Ma li sottopone a un controllo continuo, costante, proprio per questa esigenza di riforma, li combatte, non solo li denuncia, li combatte direttamente, la Pataria. Gregorio VII si è servito anche di questi, eh? Sì. Sono tanti questi movimenti che noi possiamo distinguere dal punto di vista della dottrina, possiamo distinguere, sì, coloro che partono dall'ortodossia della fede e rimangono nell'ortodossia della fede in tutto il loro cammino, coloro che partono dall'eresia fin dall'inizio, e ci sono, i catari, gli albigesi, sono eretici fin dall'inizio, perché basano la loro dottrina sul duplice divinità, del bene e del male, coeterni, questo è completamente fuori da ogni impostazione, no? Quindi questo dualismo dei principi fondamentali della fede. Poi ci stanno dei movimenti che nascono ortodossi, ma strada facendo diventano eretici. Tipico quello di Valdo, i Valdesi. Attendi che Valdo è uno come Francesco, tale e quale. Sì, anche lui figlio di mercanti, eccetera, che si propone lo stesso motivo. E Francesco ha sofferto perché l'ha conosciuto Valdo. Ha sofferto quando? Quando Valdo tendeva un po' nella sua riforma a non riconoscere nella Chiesa le istituzioni, specialmente la gerarchia. Quando la gerarchia gli ha impedito di predicare perché cominciava a deviare, e lui allora ha rifiutato sacramenti e tutto, ha detto qua gli unici che possono predicare il Vangelo sono coloro che lo vivono, e naturalmente lo vivono come lo pensava lui, e quindi si è messo fuori dall'ortodossia, è stato condannato, è diventato eretico.
Qui c'è un problema anche storiografico di fronte alle eresie di questo periodo. Lo accenniamo solo perché è un problema che ci porterebbe un po' lontano. Una certa storiografia positivistica, materialistica, marxistica, di cui potrei dei nomi, ma non ve li dico perché tanto non è che andate a studiarli. Ha interpretato le eresie del Medioevo, di questo Medioevo, le eresie che sono nate nei movimenti popolari di questo periodo, come una copertura per evitare di essere condannati, no? Come una copertura di riforme economiche e sociali. Come dire, le vere riforme di questi movimenti sono di natura economica e sociale. Quella religiosa è una copertura superficiale, non profonda. È la interpretazione ideologica secondo cui tutte le riforme nascono dal bisogno di cambiare l'economia e di cambiare le classi sociali. È il marxismo, sta qui. È una ideologia. Capite il pericolo di andare a interpretare con una ideologia posteriore ciò che è avvenuto in questi secoli? E difatti i più grandi storici del Medioevo sono insorti contro questa interpretazione, naturalmente con scritti e con analisi che hanno fatto. Hanno detto, ma certo che si possono aggiungere anche motivi diversi, si sono aggiunti, anche nelle crociate si sono aggiunti in seguito motivi diversi, ma la originalità di questi movimenti sta nella riforma religiosa e tutti rivendicano questa originalità. Tutti questi movimenti, certo che possono poi anche deviare, possono anche, no, avere motivazioni diverse. Ma già il fatto, per esempio, di interpretarli come coloro che sono di classi inferiori, che protestano per l'aspetto economico, per l'aspetto sociale, quando storicamente risulta che tutti questi movimenti non sono popolari nel senso che pensiamo noi oggi, cioè del popolo inferiore, del popolo più basso, popolari nel senso che fa parte del popolo di quel tempo, ma fanno parte di questi movimenti anche coloro che sono i commercianti, che sono anche altolocati dal punto di vista sociale, entrano in questi movimenti. Quindi non possono essere interpretati con criteri che non rispondono alle esigenze di questo periodo, di questo tempo, dove non c'è la coscienza delle classi sociali, non esiste. E non si può interpretare i loro movimenti con criteri che loro neanche pensano, che non possono pensarli. Sono venuti dopo questi criteri. Quindi ve lo dico soltanto per dire che i più grandi storici medievali, come il Morgan, di cui avrete sentito parlare perlomeno, no? Dupretzaider, un altro medievalista, grande medievalista, Violante, Cinzio Violante, un altro grande, dico per coloro che hanno scritto tutta roba, così anche tanti altri, Grundmann, eccetera, hanno reagito fortemente con i loro scritti a questo. No, questo è un anacronismo. Interpretare questi movimenti popolari, religiosi, in senso ideologico, di riforma economica e di riforma sociale, significa portare là criteri che non ci sono e quindi non possono essere attribuiti a loro intenzioni che non hanno. La intenzione originaria di questi movimenti è comune a tutti i movimenti, con sviluppi diversi, certo, ma è comune, cioè la riforma di vita evangelica, di vita apostolica, risveglio
di vita evangelica. Detto questo, noi non abbiamo il tempo di fermarci su altri movimenti. Abbiamo accennato a Waldo, ci meriterebbe anche che lo trattassi un po' più ampiamente, ma ci fermiamo specialmente su due che ci interessano più direttamente e che sono ancora attuali, sono ancora presenti: il movimento francescano e il movimento domenicano. Il movimento francescano. Chi è Francesco? Francesco è un figlio del suo tempo. Attenti, mi pare di averlo accennato qualche volta. Noi i santi spesso li conosciamo dal momento in cui sono diventati quelli che sono diventati. Ma bisogna che conosciamo anche i precedenti, eh? Quali sono i segni, quali sono i fatti principali, storicamente assodati, che riguardano Francesco? Ve li richiamo perché gli storici li hanno messi in evidenza con le ricerche che hanno fatto. Quali sono gli elementi sicuri della biografia di Francesco? Figlio ed erede di un ricco mercante di stoffe di Assisi, dopo una giovinezza che risulta abbastanza spensierata, partecipa a una guerra della sua città Assisi contro Perugia ed è fatto prigioniero. Sto raccogliendo, ripeto, gli elementi sicuri della sua biografia. Qui si aggiungono tutti gli altri, anche leggendari, eh? I Fioretti, sta roba qua. La prigionia e una malattia che sopravvenne poco dopo segnarono una svolta decisiva nella sua vita. Difatti lasciò la casa e il lavoro insieme al padre per vivere in penitenza presso la chiesa di San Damiano. Sembra che all'inizio si sia messo a servizio di un prete di Assisi. Poi, quando si è liberato completamente dal padre, che era una personalità Assisi, era un commerciante di quelli che comandava e aveva anche persone che, e il padre ha fatto di tutto perché Francesco retrocedesse dalla sua decisione, quindi ha dovuto scappare, si è rifugiato presso un prete, poi si è rifugiato presso il vescovo che lo ha liberato, sì, e poi ha cominciato questa vita di penitenza. Attendi che esisteva allora un'associazione penitenziale, esisteva coloro che si davano per la propria riforma, si davano una vita di penitenziale, lui nella chiesa di San Damiano. Disseredato dal padre, si era posto sotto la protezione del vescovo. Quindi da prima che fa? Fa l'eremita, in estrema povertà, presso una piccola chiesa solitaria, quella che noi chiamiamo la Porziungola. Ancora oggi c'è dentro la basilica. Poi scopre la sua vocazione apostolica, quindi si dà alla predicazione itinerante. Sentite che è tutta roba comune a quel tempo, eh? Di cui già abbiamo parlato, i eremiti, eccetera. E ben presto attorno a lui si raccolgono, come era avvenuto per altri, alcuni compagni che costituiscono una fraternitas, eccola, sì,
Per cui lui che fa? Vuole subito risolvere il problema della sicurezza di fede. Vuole che questo tipo di vita che lui fa con i primi compagni sia accolta dall'autorità competente, addirittura dal Papa. Non scrive una regola. Francesco non pensava mai a una regola, perché la regola fa nascere un ordine. Francesco non voleva fondare un ordine, anche se poi gliel'hanno imposto, però lui l'ha subito. Tra poco sentirete come lui ha reagito con il testamento, rivendicando il suo carisma specifico, originario, e anche il rapporto agli sviluppi che ci sono stati, no? Quindi nel 1210 va presso Innocenzo III, Papa, e si fa raccogliere con, come la chiamiamo? Con un programma di vita, ecco, con un programma di questo gruppo, di questa fraternità, che non erano molti, di questa fraternità, che non era altro che un insieme di parole prese dal Vangelo. Questa non è una regola, capite, no? Così come la intendiamo noi, le regole degli ordini religiosi. Lui ha preso dal Vangelo delle frasi, dice, noi vogliamo vivere in questo modo, in questa maniera. E Innocenzo III l'ha autorizzata, e l'ha autorizzato anche la predicazione. Quindi si sente sicuro nell'ortodossia. Ma il movimento cresce enormemente e rapidamente. Francesco non se l'aspettava. E Francesco riconosce di non avere la capacità di organizzarlo. Troppo numeroso, non ce la fa. E pare che sia stato lui stesso a chiedere a Roma qualcuno che venisse a dargli una mano. Da Roma, E gli hanno mandato un cardinale. Ci picchia. Roma è preoccupata, Perché? Perché già ci sono dei movimenti eretici. Sono cominciati non solo quelli di Valdo, anche di altri. Tra parentesi, perché eretici? Non che vogliono essere eretici. È il risveglio religioso che fa direttamente riferimento ai testi sacri, e li interpretano in maniera a volte non sempre autentica, e quindi rischiano, non è che vogliono diventare eretici, ma piano piano, e poi vanno a finire nell'eresia. E Roma sta attenta a questo. E quando Francesco chiede qualcuno che viene a dargli una mano per garantire, beh, glielo mandano, gli mandano il cardinale di Ostia, Ugolino. Sì. Quindi sembra che sia stato proprio Francesco a chiederlo, Che succede? Succede che mentre Francesco è andato in Egitto presso il sultano, sapete, no, perché eccetera, Francesco non vuole la crociata. Non è d'accordo con la crociata. Ha lo stesso spirito, ha la stessa esigenza di riforma evangelica, ma la crociata non la vuole, perché si usano le armi. E non le vuole. Ci va lui personalmente, in mezzo a loro. E pare che sia arrivato anche a parlare con il sultano, che lo ha trattato bene, lo ha accolto. Non è che ha ottenuto chissà che, però capito, ha dato una testimonianza di rapporto, no? Non con le armi. E durante la sua assenza, il problema principale di questo movimento, che sta diventando, per il numero, che sta crescendo continuamente enorme,
c'è bisogno della regola. Gliel'hanno fatta, assente lui, nel 21. Quando lui torna, si trova questa regola che è stata scritta. Ugolino, quello che ha dato il maggiore contributo. E Francesco dice, no, questa non è roba mia. No, no. Perché? Che problema c'era? C'era il problema della, come chiamarla, dell'alleggerimento della povertà. Questo gruppo che si era allargato, si era esteso, non gliela faceva mantenere la originaria povertà di Francesco. Quindi la regola l'aveva un po' allargata. E Francesco dice no, io questa regola non la accolgo e non l'accetto come mia. Che fa Ugolino? E facciamone un'altra insieme. Però attendi, la regola è che Francesco non vuole. E si sente obbligato a farlo. Perché anche Francesco vede che il movimento sta in rischio, sta in pericolo. Perché altri movimenti sono caduti in eresia. E allora viene fuori un'altra regola del 23 che Francesco approva. Ma la approva, come si dice, mica con tanto entusiasmo, approva perché non può fare a meno. E viene questa regola del 23, viene sì, accolta anche da Roma. Pochi anni dopo, 26, Francesco è sul con la malattia, eccetera, sul fin di vita, e Francesco fa il testamento. Ecco il problema, attendi a me. Il problema della questione francescana. Si tratta di un problema storiografico. Tutti gli studiosi di Francesco si sono posti lo stesso problema. Quale? Come facciamo a raggiungere lo spirito di Francesco in mezzo a tanti documenti di cui disponiamo? Fondi francescane, questo libretto. Raccoglie parecchio materiale. Ma è un materiale così eterogeneo, così differente, così largamente, un materiale che sviluppa anche dopo morto Francesco, eccetera, che si pone il problema, come facciamo a raggiungere lo spirito autentico di Francesco? E hanno fatto convegni su questo punto. Su questo problema, su questa domanda. Io vi sintetizzo molto, Hanno detto: non possiamo fermarci in testi lontani dalla vita di Francesco, ce ne sono tanti, perché sono tutti condizionati da motivi particolari, compreso quello di Bonaventura. 30-40 anni dopo Francesco, ha scritto una biografia con una preoccupazione, lui era diventato superiore, con una preoccupazione enorme di questo movimento che stava sviluppando al suo interno correnti diverse. E allora ecco lo scopo, per rimettere un po' insieme tutti, sempre il problema della povertà è quello che maggiormente emerge, mettere insieme tutti, fa una biografia che favorisca questo problema, risolve questo problema. E non è Francesco. Non possiamo prendere questi documenti. Allora hanno detto, prendiamo i più vicini a Francesco. Ci sono quattro biografie più vicine a Francesco.
le due biografie di Celano, Tommaso da Celano, sono più vicine. Lo Speculum Perfectionis, un'altra opera vicina a Francesco, sono tutte biografie di Francesco. Così anche la leggenda dei tre compagni di Francesco. Ma anche qui hanno detto, ma anche questi testi, pur vicini a Francesco, i più vicini a Francesco, tanti tre compagni sono vissuti con lui, hanno scritto, sono però condizionati da un'intenzione particolare tutti, sempre con un'intenzione particolare scrivono. Non ci danno l'impressione che siano, come dire, rispettosi fino in fondo dell'originalità di Francesco. Ci mettono un po' di loro, delle loro preoccupazioni. Allora hanno detto, è meglio ricorrere agli scritti di Francesco, gli scritti di Francesco. E sono andati a studiare gli scritti di Francesco, che sono tanti. Attenti, Francesco non è che ha scritto sempre di pugno suo, eh. Ha fatto scrivere, però ha dettato. Ci sono scritti suoi, sì. E hanno detto, ebbè, negli scritti di Francesco. Ma anche gli scritti di Francesco, Francesco li ha scritti in momenti particolari, portano cioè una connotazione particolare che non sempre riflette tutta la. Prendete per esempio la cosa, no? Cosa delle creature, come si chiama? Beh, sì, esprime qualcosa di Francesco, mica tutto. Sono alla ricerca, questi studiosi sono stati sempre alla ricerca della originalità di Francesco, cioè degli elementi fondamentali che Francesco dice di aver ricevuto dallo Spirito. Il suo carisma, così si chiama, no? Il suo carisma. E ormai tutti sono d'accordo nel dire, se vogliamo conoscere il vero spirito di Francesco, gli elementi fondamentali dello spirito originario di Francesco, da cui è nato poi anche tutto il movimento francescano, con tutte le differenze che poi si sono sviluppate, dobbiamo andare al suo testamento. Al suo testamento. Il testamento è veramente il documento che ci dà Francesco nella sua originaria autenticità, perché la rivendica nel testamento con chiarezza. Il rapporto anche alle regole, perché anche le regole sono uno strumento, no? Però abbiamo detto, la prima regola non è una regola. La seconda regola del 21 lui non l'ha riconosciuta. La terza l'ha subita, neanche le regole ci possono. E difatti sentirete che lui, il rapporto alle regole, dice una cosa, ve lo anticipo. Dice nel Testamento, quando leggete la regola, quindi non si mette contro la regola, quando leggete la regola la dovete interpretare sempre con questo documento del mio Testamento. Dice, ma allora chi ha fatto un'altra regola? No. Francesco non ha pensato a un'altra regola, perché Francesco non ha pensato mai alla regola. Il testamento, Francesco lo fa, si sente che con forza rivendica il suo carisma, sì, il suo spirito in rapporto alla povertà, lo rinomino, in rapporto alla vita evangelica, in rapporto alla ortodossia con la Chiesa. L'obbedienza alla Chiesa, che per lui è stato un dramma, ma l'ha saputo vivere. Il rapporto al mondo, sono i quattro elementi fondamentali che ritornano tutti e quattro nel Testamento e che lui sente come suo e dice sempre, guardate che non mi è venuto da nessuno questo, da nessun altri, da
Da nessun altro ho ricevuto questo spirito originale. Attenti, dove sta l'originalità? La povertà già c'era, mica era il primo lui che nei movimenti popolari, ma c'è la sua persona che è originale nella povertà. La vita evangelica c'era, altri movimenti si ispiravano alla vita evangelica, ma come lo fa lui? La imitazione di Cristo, come la fa lui? Gli altri mica hanno ricevuto gli stimmati, lui sì. Sentite? C'è un'originalità. Anche il rapporto con la Chiesa, l'obbedienza, anche altri sono stati obbedienti, però lui lo fa in una maniera fortissima. Sì, lo faccio sentire adesso. E anche il rapporto con il mondo, apertura piena, attenti, apertura piena. Questo è un elemento fondamentale di Francesco, che supera l'atteggiamento del monachesimo, anche quello riformato. Perché? Perché il monachesimo, per regola, ha come principio fondamentale, basilare, la stabilitas, loci. Il monaco non è un itinerante, il monaco è uno che stabilmente sta in un luogo. Se va fuori per necessità, per urgenze, ma vive stabilmente in un luogo, nel monastero. Il monastero è il luogo che era stato un po' mitizzato, no? Come l'anticipo del paradiso, eccetera, eccetera, su questa terra. Lui dice no, lui non fonda un monastero. Lui fonda un convento, cioè un luogo dove per necessità ci si può passare, per necessità di salute, per necessità di altro tipo, per necessità, ma non fermarsi. Perché? Perché bisogna andare a vivere con la gente, a lavorare con la gente. Qual è lo scopo? Non quello di farsi pagare, quello di risolvere il problema della sopravvivenza. No, se non vi pagano, non vi preoccupate. Andate a chiedere l'elemosina per vivere. Tende. Qual è il motivo di questo cambiamento? Capite? Il monastero dice venite al monastero. Lui dice no, andate dove la gente vive. Perché? Perché c'è una spiritualità nuova. Quale? Francesco vuole dire che bisogna dare testimonianza evangelica che tutte le forme di vita terrena sono capaci di far diventare santi, tutte le forme, non alcune più di altre. No, Francesco non è di quest'idea. E allora per andarglielo a dire bisogna che ci vai a fare quelle che fanno loro. Fai il contadino, lo faccio pure io con te. Fai l'operaio, lo faccio con te. Per dare testimonianza che si può, che ogni attività terrena può essere strumento di santità. Sentite? Guardate, questo è nuovo, eh? Questa è una spiritualità completamente nuova. A questo punto, leggiamo il Testamento, eh? Facciamo in tempo? Se non date via, dove devo dire, se non lo facciamo la prossima volta. Sì, ve lo leggo in latino? Attenti, però la traduzione deve stare attenti, perché il latino usa le parole di quel tempo, che ci hanno un senso specifico, non è già il senso nostro, non tra poco lo sentirete. Testamento di Francesco, bisognerebbe leggerlo in ginocchio, perché è una spiritualità profondissima. Il Signore, già comincia subito, il Signore mi concesse, no, non altri, il Signore
concesse a me, fratel Francesco, lui è rimasto fratel Francesco pur essendo il fondatore di questo movimento. È il primo e l'unico. Non è mai avvenuto prima, non è mai avvenuto dopo, che un fondatore lasci il posto a un altro. Fondatore. Sono morti come fondatori, anche Benedetto è morto come fondatore. Lui a un certo momento non solo ha chiamato Roma, fa venire Ugolino, ma lui ha rifiutato di fare il capo. Ha detto noi io non lo so fare. Lo faccio un altro. Chi l'ha fatto? Un suo compagno, Elia, posto suo. Sì. E lui se n'è stato fatto il frate, come gli altri. Il Signore concesse così, il Signore così concesse a me, fratello Francesco, di cominciare a fare penitenza. Uno dice, avrà fatto qualche sacrificio? No, a fare penitenza c'era la comunità dei penitenti a quel tempo, una fraternità di penitenti. Quindi quando lui parla di fare penitenza, parla di quello, eh? Essendo io nel peccato, attenti, troppo amaro mi sembrava vedere i lebbrosi, ce n'erano tanti in quel tempo all'Assisi, eh? Dice che questo era il frutto del peccato, il fatto che gli era amaro vedere e scappava. E lo stesso Signore mi condusse tra loro ed io usai misericordia con loro. Guardate che non sono parole queste, eh? Noi parliamo con la misericordia, la usiamo un po' troppo così come un sentimento qualunque, no? Insieme ad altri sentimenti. Qui la misericordia è la conversione, eh? E partendomene, quindi il Signore mi ha dato la possibilità di stare in mezzo a loro. Io prima scappavo, io fuggivo, perché non ero in grado neanche di vederli. Il Signore mi ha fatto questa grazia, mi ha dato questo dono di stare in mezzo a loro. State a sentire. E partendomene da loro, ciò che mi era sembrato amaro prima, mi fu convertito in dolcezza dell'anima e del corpo. La conversione è venuta lì. Quello che prima per lui era tristezza, amarezza, è diventata dolcezza dell'anima e del corpo. Questa è la sua conversione, che si è manifestata concretamente in quella maniera, in quella forma, no? E dopo tardai poco e rinunciai a secolo. Dopo ho abbandonato tutto il resto. E il Signore mi diede tale fede nelle chiese, state attenti, nelle chiese di quel tempo, che io così semplicemente pregavo e dicevo: ti adoriamo Signore Gesù qui e in tutte le tue chiese che sono in tutto il mondo, ti benediciamo perché per la tua croce santa hai redento il mondo. Poi il Signore mi dette e mi dà tanta fede nei sacerdoti, quali quelli del tempo, che lui li conosce, e non sono tutti all'altezza, eh? Mi dà tanta fede nei sacerdoti che vivono secondo le prescrizioni della Santa Chiesa Romana, a ragione del loro ordine, che anche se mi perseguitassero, e gli è capitato, voglio ricorrere ad essi.
e se avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti secolari dei più meschini, li hai incontrati? Non vorrei predicare nelle loro parrocchie contro la loro volontà. Ciò che faceva Walter invece, anche dove glielo impedivano, predicava lo stesso, con tutta la polemica, con tutta la cosa che era necessaria. Francesco no, e dice ai suoi: quando non vi fanno predicare, andate via, andate altrove, non insistete. E voglio temere ed amare ed onorare essi e tutti gli altri come signori miei, e non voglio considerare che sia in essi peccato, perché in essi vedo il Figlio di Dio e sono miei signori in quanto ordinati. E questo faccio perché in questo mondo non mi è concesso di vedere sensibilmente dell'altissimo Figlio di Dio se non il suo santissimo corpo e sangue, che essi ricevono ed essi solo amministrano agli altri. E questi misteri santissimi, sopra ogni altra cosa, io voglio siano onorati, venerati, riposti in luoghi preziosi. Santissimo Sacramento. I nomi santissimi e le parole da lui scritte, la scrittura, dovunque io le trovi in luoghi non convenienti, io voglio raccoglierli, chiedo siano raccolti e riposti in luogo confacente. Sentite che sta prendendo posizione nei confronti di quelli che rapporto con i preti, rapporto con la scrittura, con la parola di Dio. E tutti i teologi e tutti coloro che amministrano le santissime parole divine, noi dobbiamo onorare e venerare come coloro che amministrano a noi lo spirito e la vita. E dopo che il Signore mi concesse dei fratelli, finora ha parlato della propria persona, adesso parla del gruppo. Nessuno mi mostrava quello che io dovessi fare, non è venuto da loro. Rivendica sempre questa sua originalità, eh? Ma l'Altissimo stesso mi rivelò che io dovevo vivere secondo le prescrizioni del Santo Vangelo. Quindi quando ha fatto la prima cosiddetta regola, che non è una regola, nessuno mi ha suggerito che dovevo fare, l'ho fatto io perché il Signore mi ha ispirato. Ed io in poche parole e con semplicità le feci scrivere e il Signor Papa me le confermò, in un senso terzo. E quelli che venivano ad abbracciare questo genere di vita davano ai poveri tutto quello di cui potevano disporre ed erano contenti di una tonaca sola rappezzata dentro e fuori con un gingolo e le brache, e più non volevano avere. La povertà assoluta. Noi chierici, perché Francesco ha sempre rifiutato la proposta di diventare presbitero, però ha accettato di diventare diacono, e come diacono fa parte del clero, doveva dire l'ufficio. Non serve, poteva dirlo, io se lo faceva dire, pregava insieme con uno che io lo leggeva, eccetera. Noi chierici dicevamo l'ufficio come gli altri chierici, e i laici il Padre Nostro. Più del Padre Nostro i laici spesso non sapevano. E rimanevamo assai volentieri nelle chiese ed eravamo ignoranti e sottomessi a tutti. Sarà un problema per Francesco anche quello dello studio. Lui non voleva che i suoi studiassero. Poi i francescani sono diventati, università, eccetera, dopo. Ma lui non voleva. Ed io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare. E voglio fermamente che tutti gli altri fratelli lavorino in qualche opera che appartiene a onestà. Quindi ciascuno lavori per quello che sa fare. Chi non sa, impari, non per cupidigia del compenso, ma per il buon esempio e per cacciare l'ozio.
E quando non ci si dia il compenso del lavoro, allora si ricorra alla mensa del Signore, chiedendo l'elemosina porta a porta. Non c'è la rivendicazione del salario, dello stipendio. E il Signore mi rivelò il saluto che noi avremmo rivolto, dicendo: il Signore ti dia pace. Anche qui, ispirato anche nel saluto, si sente ispirato anche nel saluto, rivendica questa ispirazione personale anche nel saluto. I fratelli evitano di prendere chiese, abitazioni e tutte le altre cose costruite per loro, a meno che non siano conformi alla santa povertà che abbiamo promesso nella regola, abitando essi sempre lì come stranieri, pellegrini. Comando fermamente per obbedienza a tutti i fratelli che, in qualsiasi luogo essi risiedano, non osino chiedere nessuna lettera alla curia romana. Allora era continuo questo, privilegio. Sia direttamente, sia per interposta persona, né in favore della loro chiesa o di qualsiasi altro luogo, né sotto pretesto della predicazione o per la persecuzione dei loro corpi, ma dovunque non siano stati accolti, fuggano in un'altra terra a fare penitenza con la benedizione di Dio. E fermamente voglio obbedire al ministro generale di questa fraternità, Elia era il ministro, e ad altro guardiano, il guardiano era la guida del convento locale, quell'altro era invece il responsabile di tutti i conventi, no? Il ministro generale, e ad altro guardiano che a lui piacerà di darmi, e a tal punto voglio essere preso nelle sue mani che io non posso andare né fare alcunché se non obbedire alla volontà sua, perché è il mio Signore. E per quanto io sia semplice e infermo, tuttavia voglio sempre avere un chierico, un collega, che mi reciti l'ufficio come prescritto nella regola. E tutti gli altri fratelli siano tenuti con uguale rigore a obbedire ai propri guardiani, a recitare l'ufficio secondo è detto nella regola. E coloro che fossero trovati che non recitassero l'ufficio secondo la regola, volessero variarlo in altro modo, o non fossero cattolici, ecco la tendenza a diventare eretici, tutti i fratelli, dovunque si sono, siano tenuti per obbedienza, dovunque essi trovino alcuni di questi, a tradurlo dinanzi al custode più vicino al luogo dove hanno trovato un tale fratello. E il custode sia strettamente tenuto per obbedienza a custodirlo rigorosamente giorno e notte come un prigioniero, in modo che non possa sfuggire alle sue mani finché di persona non l'abbiano consegnato nelle mani del suo ministro generale. Che le parole più dure che troviamo, qualcuno che rischia di diventare eretico, lo fermate subito, per non compromettere tutto quanto il movimento di riforma. E il ministro sia strettamente tenuto per obbedienza a farlo accompagnare dai fratelli tali che giorno e notte li custodiscono, eccetera eccetera eccetera, lo presentino al Signore di Ostia, al cardinale, che è Signore protettore e moderatore di tutta la fraternità. E non dicano i fratelli: questa è un'altra regola, questo documento, perché questa è ricordo, ammonizione, esortazione, testamento mio. E io, fratello Francesco, minimo tra voi, lascio a voi, fratelli miei benedetti, affinché più cattolicamente osserviamo la regola che promettemmo a Dio. E il ministro generale e tutti gli altri ministri e custodi siano tenuti per obbedienza a nulla aggiungere o togliere a queste mie parole, e sempre tengano con sé questo scritto accanto alla regola. E in tutti i capitoli che terranno, quando leggeranno la regola, leggano anche queste parole. E a tutti i miei fratelli, chierici,
laici, io ordino rigorosamente per obbedienza di non aggiungere alcuna glossa alla regola né a queste parole dicendo così vogliono essere intese, non interpretate, perché sono chiare. Ma come il Signore mi concesse di dire e di scrivere semplicemente e puramente la regola e queste parole, così semplicemente e puramente intendetele senza glossa e osservatele con la vostra santa opera sino alla fine. E chiunque avrà osservato queste cose sia ricolmo in cielo della benedizione del Padre Altissimo, in terra sia colmo della benedizione del detto Figlio suo, con Santissimo Spirito Consolatore, con tutte le virtù dei cieli e con tutti i santi. Ed io, fratello Francesco, minimo tra voi e servo, per quanto io posso, confermo a voi dentro e fuori questa santissima benedizione. È un testo del XII secolo, non è mai del XIII perché è 1226, XIII secolo. Non è un testo recente, però lo si capisce, eh? Alla luce di quello che abbiamo detto. Ma avete sentito con quanta forza rivendica il Signore, il Signore, il Signore, mica altri, il Signore. E lui sente che il suo carisma originario è un po' compromesso. Sì, lo sente. E sarà compromesso sempre di più in seguito dai suoi seguaci, che si divideranno, sì. Si divideranno su questi elementi, eh? Si divideranno. Gli spirituali che diventeranno eretici, francescani, eh? Quelli che non osserveranno la povertà se non in maniera larga, perché qui la povertà di Francesco è diversa dalla povertà di Benedetto. Benedetto ha obbligato la povertà dei monaci, non del monastero. Francesco, i frati e il convento non possono possedere né i frati né il convento. È diverso, è una povertà più. E gli spirituali, successori di Francesco, non molto tempo dopo, rivendicano questo tipo di povertà per tutta la Chiesa, anche per la gerarchia, anche per la Santa Sede. Non possono possedere nulla. Giovanni XXII, Papa, te li fa fuori. I minori, i conventuali, i cappuccini, le forme diverse, no, di spiritualità, di questo carisma di Francesco che ridateci Francesco. Chi ce lo ridà? Ridateci Francesco.